ammettiamolo, a chi non piace ogni tanto avere la pappa pronta? La tecnologia in questo senso un po' ci vizia, anche sulle automobili. È il caso del portellone elettrico del bagagliaio, che però su un'auto come la Nissan X-Trail, ma come anche su tanti altri SUV, crossover e station wagon, potrebbe interessare tutti quelli che usano spesso l'auto per caricare e scaricare oggetti. Vediamo come funziona. Possiamo distinguere questo tipo di portelloni in diverse categorie, partendo da quelli ad azionamento completamente manuale e con sblocco della serratura elettrica, che ormai si trovano su molte city car. Si passa poi a quelli con sblocco elettrico e apertura automatica meccanica tramite molle, che di solito vengono usati sulle auto a tre volumi, quelle con la coda. E poi ci sono i portelloni che si aprono e si chiudono con dei motori elettrici completamente, che possono essere azionati con i tasti, con il telecomando e con dei pulsanti all'interno dell'abitacolo. I sistemi più curati possono anche essere disattivati e tornare a funzionare in maniera completamente manuale, situazione in cui, tra l'altro, ci si trova quando il meccanismo incontra un ostacolo o quando si vuole bloccare il movimento di proposito. Anche la chiusura è elettrica, una comodità in più quando il portellone è solo accostato. Nel caso di questa Nissan, il portellone è completamente automatico, per cui lo potete aprire con questo tasto, aspettare che sia completamente aperto e a quel punto caricare le vostre cose e chiuderlo, questa volta però senza aspettare, perché potete premere questo tasto o un altro dentro l'abitacolo. Un'altra situazione che può capitare è quando bisogna mettere qualcosa nel bagagliaio e piove, aprendo il portellone prima, mentre ci si avvicina, e chiudendolo senza dover star lì a bagnarsi troppo. L'accionamento elettrico può essere comodo anche per aprire il bagagliaio senza dover scendere, per esempio per far prendere qualcosa ad un altro passeggero, e quindi chiudere sempre restando seduti prima di ripartire. E poi c'è sempre la possibilità di fermare il movimento premendo il tasto in qualsiasi momento. Insomma, ci sono delle situazioni in cui poter aprire e chiudere il bagagliaio in automatico può far comodo. In questa ricerca di aumentare la praticità di carico, i costruttori hanno studiato anche dei sistemi con un sensore per aprire il portellone con un piede, per quando si hanno le mani occupate. In certe situazioni, comunque, la lentezza del meccanismo elettrico di apertura e chiusura in generale può essere fastidiosa. Ma d'altronde è fastidioso il funzionamento poco scorrevole in modalità manuale, per le resistenze passive dei motori elettrici. Inoltre, rispetto ad un portellone completamente meccanico, c'è del peso in più e dei componenti aggiuntivi, che con il tempo potrebbero smettere di funzionare.